a episodi realmente accaduti durante quel mese vissuto con lo scrittore. So di essere stato fortunato a fare quell'incontro, ma mi rimane il rammarico di non conservare neanche una foto con Marquez, dice Ponzo. Io ero amico di Cicogna, che da 7-8 anni veniva d'estate a Pantelleria con altri ospiti e durante quel periodo si andava a mare assieme con una barchetta a motore. Quell'anno il suo ospite era García Márquez con la sua famiglia. Solo quando vinse il premio Nobel mi resi conto con chi ebbi a che fare. La figura di Ponzo, descritta come una sorta di semidio marino, non sarà passata indifferente agli occhi di Márquez. Di certo, il personaggio di Fulvia Flaminia, la cuoca che insegnava venti e dialetto ai due ragazzi, è ispirato a mia madre, racconta Paolo. E la Murena descritta nel racconto l'ho pescata io. E per fare uno scherzo l'appesi sulla porta di casa. I due figli di Márquez rimasero sorpresi. E lui poi sviluppò il racconto dall'ottica dei due ragazzi, partendo proprio da quel dettaglio. García Márquez immagazzinò atmosfere e suggestioni di quello scorcio di Sicilia con la capacità mnemonica tipica dello scrittore. Gabo stava a Punta Tre Pietre, un posto dal quale, come conferma Ponzo, la sera, in condizioni climatiche particolarmente favorevoli, si possono scorgere le luci dell'Africa. Fu lì, sempre secondo la testimonianza di Ponzo, che Márquez assistette da spettatore televisivo allo sbarco sulla Luna di Armstrong e compagni. E ancora, la gora fumante nella quale i protagonisti fanno il bagno, le cui acque erano così dense che vi si poteva quasi camminare sopra, è la grotta di Sataria, specchio di acque termali, dove Ponzo condusse la comitiva italo-sudamericana. Racconto e ricordi combaciano in altri riferimenti panteschi, come le anfore greche restituite dal mare, gravide di un vino velenoso che nella trama si rivelerà risolutivo, e i residui bellici sui fondali. Le giornate siciliane di Márquez trascorrevano tra gite in barca, bagni e pesca subacquea. Lo scrittore preferiva nuotare e tutt'al più si limitava all'apnea anziché usare le bombole. E poi robuste cene a base di pesce e un bicchiere dell'immancabile passito. Tutto il resto lo facevano il mare, il sole e i compagni di quella vacanza. Per un anno intero avevamo atteso con ansia quell'estate libera sull'isola di Pantelleria, si legge nel racconto. Ricordo ancora come un sogno, la pianura solare di rocce vulcaniche, il mare eterno, la casa dipinta di calce viva fino ai gradini d'ingresso. E la Murena che insaporisce di Sicilia, il racconto sin dalle prime righe? Era una domenica e sulle prime la famiglia Márquez non volle mangiarla perché dissero per loro i serpenti sono animali sacri, ricorda Paolo Ponzo. La gustarono il giorno dopo, però. Non mi potevo certo aspettare di diventare protagonista di un racconto, conclude Ponzo. Quando uscì il libro, un amico mi disse: Oreste, sei tu. Rimasi molto sorpreso. Avrei voluto scrivere a Márquez, ma non l'ho mai fatto. Paolo Ponzo.